del corso latino. Mo basta. Allora, dicevo, è importante, quindi se la sappiamo gestire può essere un momento veramente decisivo, soprattutto per la Val d'Agri, per il fenomeno che investe la Val d'Agri, che è quella dell'estrazione petrolifera. Il contraddittorio c'è, perché la serata sarà organizzata in questo modo. Via un po' di educazione. Allora, io penso che siete venuti per discutere. Se siete venuti per cacciarvi, è il sindaco. Perché non c'era la sera quando è stato invitato, quando c'erano gli esperti che c'erano? Lo scandalo è che c'erano problematiche ben più urgenti da discutere. Sono qui a discutere. Manca la controparte. La controparte mi sembra che c'è, sta parlando. Sono degli esperti che non sono stati invitati. Sappiamo che il 20 del palazzo del Consiglio regionale c'è l'incontro. Quando? Se non ci sono. Soprattutto che non ha nessuna di possibilità. Questa è l'assemblea. Chiediamo allora l'intervento di esperti adesso? Ci date la possibilità di far parlare degli esperti adesso? Prendete la gestione. Ho detto, nessun problema. Se mi ascoltate, così ci capiamo e rendiamo la serata utile. Se invece vogliamo continuare così, è una scelta vostra. Stai dicendo questo, stai offendendo i cittadini, stai offendendo gli scienziati. Ma chi ti pensi di essere? Siete un comitato di occupazione, questo è un tribunale, capito? Voi venite qui a dare delle sentenze, vergognatevi. Bravo! Siamo al 20 alla sala del Consiglio regionale. È convocata la controparte, sapete, c'è la conferenza. Se no voi me la cantate, voi me la suonate. Siete tutti invitati, però anche la controparte degli scienziati. Il 20 vuol dire il 20 corrente mese, signor Presidente, non di aprile. Eravate già stato invitato, era corrente? Ma lei pensa veramente io abbia timore a sottrarmi al conto? Sì, infatti dicono sì. Questo. Allora, infatti sono andati così. Allora, contraddittorio, non c'è contraddittorio. Siete tutti schierati con lei stasera. Io sono schierato con la regione Basilicata. Appunto. Chi parla? In un dibattito democratico ci consente di dire la nostra. Non è un dibattito democratico. Ma se nemmeno abbiamo iniziato a parlare. Eni, fuori due veleni!
scusa, vorrei capire se in questa sala... Gianluca! In questa sala... La scuola è uno spazio libero, perché Bertini aveva un'idea abbastanza chiara. Ciao, ciao, che è successo? No, è tutta la vita. Ho portato avanti, signore, non parli in faccia, ho portato, io vengo dalla Puglia, vengo da una situazione dell'Amic e vengo dalla situazione dell'Ilva di Taranto. Io sono anni che sto parlando dei problemi che abbiamo avuto là, adesso mi si viene a dire una cosa di... Perché voleva spegnere il microfono? Ma io ho detto soltanto spegni i microfoni, perché noi siamo ospiti di un liceo. Noi siamo ospiti di un liceo. Ma perché mi si deve invitare per una cosa? Ma io gliel'ho detto subito alla signora. Giovanni, ma io gliel'ho detto subito alla signora, e noi siamo in un liceo, la dirigente ci ha ospitato. Ma la signora mi ha detto... Signora, vuole un volantino? Signora, vuole un volantino? Ma lei mi può dare tutto, perché se lei va a leggere certe situazioni, certe cose, prese posizioni che ho fatto io, certo, e io l'ho sempre fatto, può andare a leggere anche le relazioni. Per chiesto, per evitare anche falsi. Mi ha dato fastidio la signora, perché io, noi siamo un po' ospiti di un... No, noi siamo ospiti di un liceo, e io rispetto la dirigente che con molto ci ha permesso di entrare in un'istituzione pubblica, allora ho detto spegni, mica per qualche motivo chissà. Ma chiunque può andare a parlare, ma sarebbe importante. Ma non scherziamo. Ma non ne scherziamo proprio. Ma per chi mi conosce sa benissimo. Sa benissimo. Resta il dato di fatto che non si può parlare perché hanno staccato il microfono. Resta il dato di fatto che hanno staccato il microfono. Quindi lei è contro o no questa, scusate, contro questa riunione o no? Allora guardi. Può spegnere un attimo, le dico una cosa. Questa riunione qua, per me, che ben vengano tutte le riunioni. Chiunque le fa e dovunque si facciano, purché si possa parlare, io voglio sentire lei. Lei deve ascoltare, ma perché io le ho detto, noi siamo in un'istituzione, noi, la dirigente ci ha permesso di utilizzare. Per fare una riunione. È chiusa, la riunione è chiusa. Che l'ha detto? Non è come dice stato un malinteso. Ma una riunione senza controparti è normale, signora. A Massimo sono stati invitati uno a uno, sono venuti, se si fanno gli sono Gianni, una riunione senza controparte, è normale. È allucinante, ragazzi, siamo fuori dal comune. Non è un malinteso, è una scelta. Siamo proprio fuori. No, siamo al libro dei sogni. Quella cosa sicuramente è chiarita. Mo basta.